Bella gente, bentornati sul canale. Siamo sempre con Sniper Elite 5 per andare a vedere quali sono i collezionabili e dove trovarli nella missione 6 Liberation, che è un termine francese che a me è una lingua che non piace moltissimo, però ci adegueremo e andiamo a vedere dove trovare i soliti 19 collezionabili. Quindi avete già visto il primo, dove si trova praticamente subito appena iniziamo la missione. Arriveremo in un complesso di alcune case dove arriverà un furgone che farà scendere tre soldati e uno di essi avrà con sé il primo dei collezionabili che possiamo raccogliere. Il secondo, il documento riservato, invece lo troviamo nel complesso sempre di case subito a lato a quello che abbiamo appena visto. E il terzo invece lo troveremo, sarà l'aquila di pietra, subito dopo il primo ponte, che è difeso da un piccolo autoblindo, quindi fate attenzione quando andate ad attraversarlo, evitatelo, passate dal lato, e sull'edificio più alto troverete l'aquila di pietra. Proseguiamo sempre continuando da quella zona, perché salendo in questa casa semidistrutta potremo entrare dalla parte più alta in un buco nel tetto e poi scendendo nuovamente sotto in una stanza che resterà chiusa all'inizio. Ora vedete un buco, ma perché poi sarà la nostra uscita, troveremo la postazione di lavoro che riguarda la pistola. Sempre proseguendo anche qui nella stessa zona, praticamente andremo a raccogliere un altro documento riservato che troviamo in pratica a lato dall'autoblindo, quello che parlavamo prima, che si trova davanti al ponte, che difende l'entrata del ponte, e al secondo piano di questa casetta potremo raccogliere il secondo documento riservato. La prima zona è molto florida perché potremo raccogliere molti dei collezionabili fin da subito. Passando poi nella zona dove abbiamo anche il bersaglio primario o il bersaglio della lista uccisioni, se vedete ora con il cannocchiale vado a segnalare uno dei due soldati che come vedete ci dà delle informazioni una volta che li abbiamo segnalati, e ci dice che porta con sé un collezionabile. In particolare questo porta con sé una delle lettere personali, che in questo caso, seguendo la strada che ho compiuto, è la seconda. Quindi una volta che avrete liberato l'aia della casa potrete andare a perquisirlo e raccogliere la lettera. Ora andiamo a vedere dove trovare la terza lettera, quindi ci dirigiamo sempre un po' verso nord, e in questa casetta, salendo per la scala e andando nel sottotetto, vedremo che per terra abbiamo la terza lettera. Poi anche qui proseguiamo invece verso est, in campo aperto ci saranno dei soldati di pattuglia, quindi anche qui come vedete è già segnalato e ci dice che ha degli oggetti nascosti. Lo avevo già segnalato prima anche qui con il binocolo, quindi guardate un attimino perché ci sono un po' di soldati. In questo caso è il pelatino che porta con sé l'oggetto nascosto, ma potrebbe essere qualcun altro, e con il cannocchiale andate e segnalateli tutti in modo da capire chi porta con sé l'oggetto nascosto. Ora, dirigendosi sempre verso est, abbiamo queste tre case semidistrutte, dove al di fuori della casa, appoggiata su questa cassa, troveremo il documento riservato. Ora saliamo nuovamente un po' a nord, però rimanendo sulla parte a est della mappa, in questa baracca che resta all'inizio di questo complesso di edifici. Subito sull'entrata troveremo la lettera personale appoggiata su un comodino. Ora torniamo a muoverci verso ovest, siamo nel punto più centrale della mappa, diciamo proprio quasi nel mezzo, e in questa casa avremo la possibilità di scoprire e di smontare delle assi e scoprire una cantina, un sotterraneo, dove troveremo la postazione della mitraglietta e anche un oggetto nascosto riposto sul tavolo. Quindi anche qui andiamo a sbloccarci le scorte stealth per la mitraglietta e recuperiamo il secondo dei tre oggetti nascosti che si possono trovare in questa zona. Ora andiamo qui vicino, ci spostiamo un po' più verso ovest, rimanendo sulla strada principale, mantenendo praticamente alle spalle la casa dove avevamo la postazione e l'oggetto nascosto. Entriamo nella prima sulla destra e andando al secondo piano
recupereremo il penultimo dei documenti riservati. Anche qui c'è un piccolo villaggio, diciamo, dove possiamo recuperare, come per la prima zona, un po' di collezionabili, perché ci sono molte case, molti punti in cui ci si può nascondere, e infatti abbiamo trovato già la postazione, l'oggetto nascosto, il documento riservato, e ora andiamo anche a vedere, sempre proseguendo sulla strada principale, dove possiamo trovare la seconda delle tre aquile di pietra. La troveremo su questa che sembra una chiesa un po' distrutta, vicino alla parte in fondo. Se guardate bene sul tetto c'è un'aquila, e anche qui basterà andare a distruggerla per poterla recuperare. Ora andiamo al quindicesimo dei collezionabili che ci sono in Liberation. Andiamo nella zona delle trincee. Come vedete, prendete come punto di riferimento l'asta della bandiera, la bandiera che sulla sommità sembra avere un'aquila, ma non è il nostro collezionabile, bensì è un'aquila di ferro normalissima. E entrando nella trincea, al bivio girate sulla destra, dove troverete questa zona con un cannone antiaereo, e appoggiato anche qui su una cassa troveremo la lettera personale. Proseguendo verso nord, alla fine della zona della trincea avremo, come vedete, praticamente stiamo per passare nell'ultima zona della mappa, ma se torniamo un pelo indietro, proprio nella trincea, in questo punto di fuoco, in questo punto di copertura, avremo un documento riservato, quindi non perdetevelo prima di passare nella prossima zona, dove avremo un ponte, un paio di piccole case prima del ponte, dove in questo punto potremo, in una delle due, risalire tramite le radici e aggrapparci, salire, entrare dalla finestra per andare a sbloccare la postazione del fucile, che è anche l'ultima che possiamo trovare proprio in questa mappa. Una volta fatto saltare il ponte e distrutto il carro armato che lo difende, entreremo nella casetta subito sulla destra al ponte, e salendo al secondo piano recupereremo l'ultimo degli oggetti nascosti e anche l'ultima aquila di pietra. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto, abbiamo recuperato tutti e 19 i collezionabili. Io vi ricordo come al solito di lasciare un bel like, di lasciare un commento se volete vedere qualcosa di specifico per Sniper Elite 5. Vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale.